Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul canale di Dimensione Cosmo. Oggi ci troviamo qui in questa splendida giornata con il nostro amico Federico, che già avete visto per esempio nel vlog di Barcellona. E oggi ci troviamo qua in questo parcheggione enorme per vedere una cosa. Sicuramente l'avrete letto dal titolo, sicuramente l'avrete vista dalla miniatura. Siamo qui a vedere la sua macchina. Federico, siamo qui, raccontaci un attimo qualche dettaglio su questa macchina. Prima di vederla, prima di mostrarla, dici un attimo perché l'hai presa e tutto il resto. Allora, qua si tratta di un BMW serie 4, per la precisione 420. Siamo sul Gran Coupé. Ok, dettagli della macchina, per esempio i cavalli, la cilindrata e tutto il resto, deliziaci. Allora, questo è un 2000, 190 cavalli con 380 o comunque 400 Nm di coppia. Adesso andiamo a vederla, faccela vedere, dai dai. Il nero sulle macchine per me ci si troppo bene. Hai ragione. Poi comunque cerchioni neri, finestrini dietro neri. Dentro? E dentro è tutto nero. Adesso Federico ci ha dato l'ok, andremo dentro e guarderemo un attimo la macchina all'interno, come si presenta. Andiamo verso l'interno, stiamo entrando, tutta pelle nera come ha detto. Questo è il sedile che si tira avanti e indietro per chi magari c'ha una bella coscia. E all'interno si presenta così, tutta rivestita in pelle. Un bello schermo qua. Questa è la postazione. Beh, certo, è molto bella, naturalmente, non gli si può dire nulla. Molto grossa, proviamo ad andare sul posto della guida. Vorrei ricordare comunque che l'anno questo è del 2016, eh? 2016? Andiamo ad entrare. Allora, il fatto che sia automatica a me destabilizza un pochino, per il semplice fatto che sono abituato con la frizione. E andare qui e non trovare nulla è un po' strano, però... Che all'inizio ci rifà un po' l'abitudine. Io pure, vabbè, la prima che ci avevo avuto era manuale, poi sono passato all'automatico. Per la prima, per i primi 3-4 giorni, massimo una settimanella, un po' di confusione ce l'hai, però poi vai tranquillo, che ti proprio tranquillamente. Anzi, poi una volta che ci abitui non passi più al manuale, che io sono dell'idea che comunque il manuale è il più divertente, però la comodità dell'automatico, raga, è troppo comodo. Io non l'ho mai provato. Una volta la provi poi non ci passi più al manuale, a meno che ovviamente poi devo divertire, poi non fanno solo le gare, vai in pista, allora è un altro discorso. Professionista? Sì. Beh, comunque la macchina è molto figa. A livello di spazi, cioè di sciacquo pure di là, mi ero steso veramente con i piedi, e qua dietro rimane comunque molto spazio per sedersi e tutto il resto. L'unica cosa, cioè, questa macchina costerà tanto. Non c'è la lucetta. Non c'ha, prima di tutto, le luci qui. Pure di qua non c'ha la luce. E poi non c'ha la maniglia, Cristo. Di questo me ne sono accorto pure io, del fatto che non c'aveva la luce. Infatti la prima volta che ne sono accorto ho fatto lo stesso ragionamento. Ho fatto qualcosa, sto cazzo di macchina c'ha tutto, non c'ha la lucetta su. E poi non c'ha neanche le maniglie. Cioè, non ci sono le maniglie. Una macchina senza maniglie sopra. Poi perché questa non va bene. Non si può reggere. Che devi fare? Di volare dall'altra parte. Beh, certo. Vediamo dietro, cioè. Anzi, perché qua c'è, diciamo, un punto grosso della macchina, perché comunque voi, da quello che vedete, comunque la macchina è parecchio grande, cioè nel senso è parecchio lunga, e comunque per il fatto che è lunga io vorrei far vedere, vai, apri il portabagagli, vorrei far vedere comunque lo spazio enorme di questo portabagagli, è enorme. Comunque se mi sono messo la macchina che scarpe ed è sgozzo. Vabbè. Ah, e tra l'altro poi comunque i sedili questi qua, volendo, uno li può anche abbassare, e questo diventa veramente un letto matrimoniale. Esatto, c'è anche un altro scomparto. Naturalmente là sotto andrebbe crick, roba. Sono obbligatori. Dove sono? Taglia. Naturalmente, finito il video, li andremo a comprare perché... Ovvio. Fresca, fresca, certo. Quindi, naturalmente, forse magari non gliel'hanno data, che poi saranno in quella... No, non c'erano quando l'ho... Tino, per richiuderlo. Comodità, perché intanto tu puoi dirigerti verso un sportello, entrare in macchina e andare dove comunque devi andare. Perché non ce la fai sentire? Ci troviamo all'interno e Federico ci sta portando una prova su strada, giusto Federico? Giusto. Rettilineo. Facciamo i bravi. Cioè, io lo start e stop lo odio.
per me dovrebbe esistere, anche perché tra l'altro... Però è comodo. Sì, ho capito, ma è comodo fino a un certo punto, vabbè, perché te si spegne sempre, cioè qualunque volta te fermi te si spegne, pure se dopo pochissimo devi ripartire. Quindi sto giochetto fa pure male al motore. Comunque, ragazzoli, devo dire che a livello di consumi, secondo me non siamo troppo alti, perché comunque se la guidi normalmente, proprio, cioè nel senso tranquillo, col piede appoggiato sull'acceleratore, non consuma veramente nulla. Magari ti arriva a fare pure 20 al litro, comunque, che per una macchina del genere va più che bene, direi. Mentre invece comunque poi dall'altra parte, se comunque c'è il piedino un po' più pesante, c'è da dire che te la comincia a ciucciare parecchio, Perché sei su questa strada? Ma devi spingere, la macchina sgrida chi non guida. Stiamo andando sul rettilineo qui, su questa strada che è bella dritta. Allora ragazzuoli, comunque quello che ho fatto adesso era in comfort, adesso la mettiamo in sport, proviamo anche la sport. Sport? Non c'era pure un'altra modalità? Sport, allora, in questa macchina c'è Eco, okay. Comfort, Sport e Sport Plus. Vabbè, allora mettiamo le Sport Plus, scusate. Plus. Vabbè, mettiamo Sport Plus, dai. Per forza. Falla gridare. Si sentono. Si sentono questi 190 cavalli! Per noi che non abbiamo mai avuto macchine con così tanti cavalli, per noi questa è spingere. Allora però... devo dire, allora io prima di questa avevo un Golf 7 7 e mezzo, un 1006, quindi devo dire che già tra quello e questa, quella aveva il Golf di prima aveva 115 cavalli, si sentono, cioè comunque non si sente tanto, diciamo, nei chilometri orari bassi, ma più sugli alti, perché comunque alla fine lo sprint che ti dà, diciamo, che ne so, da 0 a 60, 0 a 80, più o meno è sempre lo stesso. Il fatto è che quella, cioè il Golf, magari comunque i motori un po' più piccoli, magari sui 130 140, poi comunque tendono a, diciamo, a spegnere, se no, cioè comunque rallentano di parecchio l'aumentare dei chilometri. Mentre invece questa pure dopo continua a tirare, quindi la senti tutto il tempo che tira, e dopo un po' devo mettere, le prime volte fa paura. Siamo arrivati alla fine di questo video, è comparso anche il mio fratello come al solito, tipo un Charizard selvatico. Siamo qui con Federico, noi vi salutiamo e vi aspettiamo. Ciao, ragazzi. Comunque dopo aver visto la sua macchina con i nostri prossimi video. Oh, yeah, Valerio, ci puoi dire qualche anticipazione di un qualche video che deve uscire? No. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima, ricordatevi di iscrivervi, di condividere il video, di seguirci anche nelle altre nostre avventure e anche su TikTok. Ciao ragazzi.